In un video lo spaccio al Parco Peschiato in pieno giorno, la denuncia di un nostro lettore, Natali attacca Mucchetti. Entro giugno il bando per il primo stralcio della bonifica del Sine Caffaro, oggi l'annuncio al tavolo tecnico per la bonifica. L'anno della capitale regala la giornata della ristorazione, la tradizione culinaria si mixa con Brescia e Bergamo. Nelle prepartita con Brindisi, coach Magro non lascia spazio a dubbi, siamo obbligati a vincere. Siamo una banca fatta di persone, per le persone. Abbiamo radici forti e solide. La fiducia dei nostri clienti è la nostra forza. Da oltre 125 anni, vicini a imprese e famiglie. BCC Agro Bresciano, sempre al tuo fianco, per costruire un futuro migliore. Buonasera dal telegiornale. Dunque, come avete sentito dai titoli, la cronaca in primo piano non è una notizia, potremmo dire, perché si sapeva, interventi sono già stati fatti, ma il punto è che si fanno interventi e dopo un'ora tutto ritorna esattamente come prima. Stiamo parlando dello spaccio in pieno giorno al Parco Peschiato. In particolare una parte di questo parco è abbastanza nascosta e ovviamente favorisce questo genere di delinquenza. Ma ce l'hai l'hashish? Ma è buono o è la suola delle scarpe? No, buono. 10 euro però. Ah, ce l'hai lì. Fammi vedere prima. Tranquillo, mettimi due cose. Easy. Tranquillo. Ah. Vai, va bene, ciao. La prossima. Oh. Sì. Come avete visto, quindi tutto avviene in pieno giorno, anche con il bar e con il parco frequentato da avventori del bar Bocciofia, che si trova poco distante, e anche normali frequentatori del parco, tra cui appunto bambini e famiglie. Tanto è bastato per tornare sull'argomento anche il consigliere di Fratelli d'Italia, Giampaolo Natali, che proprio in questa campagna elettorale aveva rilanciato l'idea di creare un custode del parco proprio per monitorare questo fenomeno, e proprio durante una delle nostre trasmissioni lo stesso assessore alla sicurezza Mucchetti aveva detto c'è già. Ecco, Natali risponde che invece questo non c'è. Perché al Peschiato? Perché stiamo proseguendo il nostro tour dei parchi proprio per verificare le parole che l'assessore Mucchetti aveva detto, cioè il fatto che già era esistente un guardiano del parco in tutti i parchi. In realtà, ripeto, dopo il parco Rosa Blu, dopo il parco Tarello, questo è il parco Peschiato e continuiamo. Purtroppo dobbiamo semplicemente constatare la realtà dura e cruda, cioè non esiste nessun guardiano del parco, quindi la proposta che io ho fatto di inserire finalmente una persona che possa controllare in maniera molto tranquilla com'è l'andamento dei parchi e permettere che le famiglie possano venire a giocare con i loro bambini in tranquillità e in serenità, senza ovviamente avere paura o timore e senza essere sotto scacco degli spacciatori che indisturbati continuano a lavorare all'interno dei parchi. Quel Peschiato voi avete denunciato ancora spaccio. Esattamente, al Parco del Peschiato c'è ancora spaccio, assolutamente, anche in questo momento noi siamo arrivati, tranquillamente stanno spacciando, hanno appena nascosto sotto una pianta, penso, delle sostanze stupefacenti. Ripeto, qui servirebbe un controllo costante e continuo giornaliero, cosa che, torno a ripetere, la polizia per ovvi motivi, vista la mole di lavoro che ha, non può fare. Quindi per noi è fondamentale inserire questa figura del guardiano del parco affinché possa tranquillamente lui controllare e segnalare ovviamente di conseguenza immediatamente alle forze dell'ordine nel momento in cui capisce che c'è una situazione anomala.
Quindi comunque solo un guardiano, nel senso che poi dopo deve chiamare comunque le forze dell'ordine. Sì, è un guardiano che a tutti gli effetti vigila all'interno del parco quotidianamente, quindi ha la possibilità di conoscere le persone che ogni giorno vengono a fruire del parco e a riconoscere immediatamente anche chi invece viene a delinquere, a spacciare. Quindi in maniera automatica può allertare le forze dell'ordine immediatamente affinché queste possano arrivare e arrivare ovviamente per poter cogliere in flagrante chi sta spacciando o delinquendo. Allora, rimaniamo nell'ambito ambiente, natura, parco, ma non per quanto concerne la cronaca, bensì per quello che è stato il lavoro di questa amministrazione, di cui l'assessore uscente all'ambiente Capra ha tracciato un po' il bilancio. Il Comune di Brescia ha speso 23 milioni solo per le bonifiche di tutti i parchi della zona sud, in particolare del quartiere di Chiesa Nuova. Settimana prossima consegneremo il parco di Via Palermo e al tempo stesso inizieranno i lavori degli ultimi due parchi. Quindi in questi 5 anni, con 23 milioni di cui la metà da PNRR e l'altra metà delle risorse del comune, abbiamo portato a buon fine l'impegno che ci eravamo assunto con gli elettori. Non solo, non ci siamo fermati qua, l'impegno del comune si è rivolto al Parco delle Cave, al Parco delle Colline, spendendo decine di milioni di euro in questi 5 anni. Ancora un'altra attenzione all'ambiente. Sulle piante, il bilancio arboreo si conclude con più 8.500 piante nel quinquennio. Quello che resta da dire è che invece nei prossimi 4 anni ormai è stato deliberato, deciso e finanziato un grande piano di investimento per 50.000 alberi che verranno distribuiti lungo le due arterie più grandi della città, l'autostrada tangenziale, da Chiesa Nuova a Bufalora. Riassumendo, la spesa nell'ambiente è la quarta in ordine di importanza dopo servizi sociali, scuola e mobilità, ma è la prima in termini di spese in conto corrente. A me pare che questo sia un impegno molto importante. Veniamo a parlare di ambiente e di bonifiche con, le ha citate appunto anche l'assessore Capro, ma parliamo della Caffaro, perché oggi c'è stato quello che è stato definito il tavolo tecnico per la bonifica, il punto della situazione. Una buona notizia: entro giugno verrà diffuso, emanato il nuovo bando. Garanzia del bando per la prima fase di bonifica che verrà pubblicato entro giugno con il reperimento di ulteriori 16 milioni di euro dal MEF e i presupposti per il mantenimento in funzione dell'attuale barriera idraulica con il relativo sistema di pompaggio. Sono questi i due risultati che l'assessore regionale all'ambiente Giorgio Maione ha annunciato nel tavolo tecnico relativo alla vicenda Caffaro, anche alla luce della volontà di Caffaro SRL di sfilarsi dalla gestione licenziando i lavoratori presenti nell'ex sito produttivo. Il Ministero ha preso atto della volontà di Caffaro Brescia di non proseguire nell'attività di gestione della barriera, ha detto Maione, confermando di fatto il passo indietro dell'azienda. Il Ministero ha messo a disposizione i fondi necessari a garantire la prosecuzione delle attività di protezione idraulica attualmente in essere e questo mette in sicurezza il sito e la falda. La volontà, così come già ventilato nei giorni scorsi, sarebbe quella di salvaguardare anche l'occupazione dei 9 lavoratori. La riunione si è chiusa con le prospettive sui prossimi step. Il tavolo tecnico tornerà ad aggiornarsi, ha concluso l'assessore, per fare il punto sull'accordo di programma relativo all'impegno diretto del commissario per la gestione ordinaria tramite fondi messi a disposizione dal Ministero e sulla gara d'appalto per la bonifica. E parlando di bonifiche, l'altro tema ambientale sicuramente molto sensibile anche nel nostro territorio è quello dell'amianto. Alla CGL è nato lo sportello amianto. Il 28 aprile è la giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro e della memoria delle vittime dell'amianto. Si tratta di un'occasione importante per porre l'accento sulla necessità di creare una nuova cultura della sicurezza al fine di ridurre o prevenire gli incidenti sul lavoro e le malattie professionali. In questa giornata la CGL di Brescia ha deciso di inaugurare lo sportello amianto, un punto di ascolto e di sostegno ai lavoratori che possa svolgere utili azioni attraverso una consulenza gratuita. L'amianto abbondantemente
recentemente usato anche nella nostra provincia, ha rappresentato un grande rischio e ha causato gravissime malattie, anche mortali. Dal 1992 la legge 257 lo ha bandito, ma a distanza di oltre 30 anni la sua presenza in alcuni ambiti di lavoro e di vita può ancora rappresentare un reale rischio per la salute. Inoltre, i tumori maligni di cui è stato causa possono manifestarsi anche dopo molti decenni dall'inizio dell'esposizione e sfuggire quindi al loro riconoscimento. Lo sportello ha sede alla Camera del Lavoro di Brescia, riceve il mercoledì suo appuntamento chiamando il numero 030 37 29 372 o scrivendo all'email amianto@cgl.brescia.it ed è un presidio a difesa dei diritti dei lavoratori attualmente esposti e dei lavoratori ex esposti, malati e loro familiari. A breve sul sito cgl.brescia.it sarà disponibile anche una pagina informativa con documentazione sui rischi e sulle malattie causate dall'amianto. Capitale della cultura e anche capitale della ristorazione. Brescia-Bergamo 2023 ha visto la giornata della ristorazione in testa con Commercio. L'idea di mettere chef bresciani, chef bergamaschi, a cucinare un mix, una fusion, così come l'hanno chiamata. Abbiamo scelto questa giornata, che è la giornata della ristorazione celebrata a livello nazionale, e noi come Bergamo abbiamo deciso, visto che c'è Brescia Bergamo Capitale della Cultura, di fare insieme questo connubio, questo di celebrarla insieme. È un momento non solo in cui celebriamo la ristorazione come attività importante per la nostra filiera economica e anche per la nostra filiera territoriale, ma è un momento così che abbiamo scelto per celebrare insieme anche un'attività che ci porta a sposare Bergamo nella promozione della cultura sul territorio e anche nella condivisione di valori importanti come quelli della ristorazione. Tra l'altro in una location che non è casuale come il CFP Canosso, quindi una eccellenza in merito a quanto è la formazione, quanto è anche il futuro della ristorazione bresciana. Sì, è un momento complicato per il settore della ristorazione perché si cercano persone che vogliono e abbiano intenzione di lavorare presso le nostre attività di ristorazione, perciò abbiamo deciso di celebrarlo qui al CFP Canosso, che è capace di sfornare delle professionalità di sicuramente molto importanti, e in questo modo cerchiamo anche di rivitalizzare questo settore che ha davvero bisogno di giovani che abbiano voglia di impegnarsi. Brescia e Bergamo quest'oggi sono unite anche e soprattutto nella cucina qua al CFP Canosso, insomma uno chef bresciano e uno chef bergamasco hanno messo in piedi un bel menù. Sì, oggi grazie al focus della giornata della ristorazione io e il mio collega di Bergamo faremo due piatti tipici delle nostre zone con il recupero del pane, quindi piatti poveri ma arricchiti di sapore grazie alle nostre valli che ci danno un sacco di formaggi e un sacco di prodotti molto, molto interessanti. Sono molti i contatti fra le due cucine di queste province vicine, cugine, quasi sorelle in quest'anno? Beh, in quest'anno in particolare, nel senso che siamo qui perché con Francesca Porteri ci siamo conosciuti nello sviluppare l'iniziativa Scambiamoci Piatti, cioè Bergamo-Brescia Scambiamoci Piatti, dove i menù di Bergamo si contaminano con dei prodotti o dei piatti bresciani e viceversa Brescia contamina i suoi menù con qualcosa di bergamasco che potrebbe essere un prodotto o un piatto. Infatti noi oggi siamo qui a presentare un piatto che sono dei gnocchi di pane tipici della tradizione bresciana, però conditi come i nostri casoncelli e quindi con burro, salvia e pancetta. Di giovani si parlava appunto nel servizio con di Brescia Bergamo Capitale Italiana della Cultura con questa giornata della ristorazione, e di giovani ha parlato anche Simona Tironi, assessore alle politiche giovanili di istruzione di Regione Lombardia. Oggi a Brescia in particolare ha parlato di quelli che ormai abbiamo cominciato ad imparare a chiamare ITS. La formazione rappresenta il futuro per i nostri giovani e non solo, la formazione ci permette di dare quella giusta benzina e potenza anche alle nostre imprese, quindi al nostro mondo produttivo, perché non cercano solo capitale umano, cercano capitale umano formato e quindi cercano competenza, e la competenza, la formazione, l'alta formazione è quello che
le famiglie e gli studenti trovano all'interno dei nostri percorsi formativi degli ITS. Un sesto degli ITS a livello nazionale li abbiamo in Regione Lombardia, un quinto di tutti gli studenti iscritti a livello nazionale li abbiamo in Regione Lombardia. Noi qui abbiamo più di 251 percorsi attivi, abbiamo più di 6.000 studenti iscritti, ma soprattutto noi registriamo l'incidenza maggiore per quanto riguarda il numero di occupati. Questo vuol dire che i nostri ragazzi, quando finiscono i nostri corsi di alta formazione, per il 96% trovano già un posto di lavoro a tempo indeterminato a 12 mesi dal diploma. Io agli studenti dico: questo è un percorso importante, una grande opportunità di formazione che noi gli mettiamo a disposizione, un percorso vero, concreto, vicino al mondo del lavoro, accanto al mondo del lavoro, ma soprattutto un percorso che gli permette a loro di coltivare le proprie passioni. E la passione qui è una componente molto forte. E i nostri percorsi ITS ci permettono di coltivare i talenti dei nostri studenti. Questo è quello che vorremmo lanciare come messaggio anche alle famiglie, ai genitori dei nostri ragazzi. Siamo alla vigilia del weekend con il ponte del 1° maggio e allora subito andiamo a dare uno sguardo a quello che è il meteo previsto per questo weekend. Partiamo dal satellite, ma più che altro partiamo oggi dalla Spagna, dalla penisola iberica, che nella giornata di giovedì ha toccato temperature incredibili, record in Andalusia, 38,8 registrati a Cordoba. Addirittura, se invece andiamo in Africa, Marocco, Marrakesh, 41 gradi, sono temperature veramente eccezionali, non solo ovviamente sul Nord Africa, ma anche in Europa per il mese di aprile, record. Sull'Italia, situazione decisamente anticiclonica, stabile, ma anche meno calda, perché abbiamo delle infiltrazioni dal nord Europa. Giornata di sabato di variabilità, pochi i fenomeni, arriverà però un minimo di bassa pressione dalla Francia che tra domenica e lunedì apporterà precipitazioni un po' dappertutto. Nel dettaglio possiamo notare proprio zoom piogge domenica, con già le prime precipitazioni domenica mattina al nord-ovest sulle Alpi, via via arriveranno anche il centro-sud, poi a fine giornata anche le Venezie e il nord-est. E difatti poi lunedì piogge che interessano tutto lo stivale con calo delle temperature. La perturbazione si allontanerà da mercoledì, quindi fino a martedì abbiamo elevato rischio di precipitazioni di piogge, poi da mercoledì da ovest arriverà l'anticiclone e apporterà una seconda parte di prossima settimana più stabile e soleggiata. Tutti i dettagli precisi scaricando l'app di Trebi Meteo. Tante le idee per questo 1° maggio, a parte la musica, a parte comunque le gite fuori porta, a parte i nostri laghi, monti, raggiungibili anche con il treno. Un ponte del 1° maggio in treno, perché? Innanzitutto Trenord ha deciso di potenziare l'offerta del trasporto su ferro per i giorni di sabato, domenica e lunedì, aggiungendo un convoglio sulla tratta Milano-Brescia-Verona. Poi, anche perché, come era già stato anticipato nella stazione cittadina, arriverà lo storico rapido Arlecchino. Andando con ordine, il treno speciale istituito appositamente per il lungo weekend di festa partirà da Milano alle 10.25 e giungerà a destinazione a Verona alle 12.17. Fermerà anche nelle principali stazioni bresciane Chiari, Rovato, Brescia e Desenzano del Garda. Un modo comodo per raggiungere il lago oppure la vicina Verona senza rischiare di rimanere imbottigliati nel traffico o di tentare l'impresa di trovare un parcheggio. Prima, inoltre, attorno alle 9.45 fermerà in stazione a Brescia lo storico treno Arlecchino, fresco di totale restauro. L'elettrotreno farà il suo viaggio fra Milano, Brescia e Bergamo in occasione dell'anno di Capitale della Cultura, ma è già da tempo sold out. In attesa di una nuova chance per viaggiare su un vero e proprio pezzo di storia, certo non mancheranno appassionati e curiosi sulla banchina per vedere e immortalare il particolare convoglio. Ci fermiamo solo pochi secondi e poi c'è il nostro TG Sport, rimanete con noi. Può
puoi rivedere questa edizione del telegiornale nella sezione E Live Play del nostro sito internet o riascoltarla in versione podcast su Spotify, Apple Podcast, Spreaker e Google Podcast. Tante gocce fanno un mare, tante piccole somme mensili possono costruirti un futuro sereno. Siamo RigSafe Capital. Tu decidi quanto investire, come e dove lo decidiamo insieme. Vieni a trovarci, siamo a Brescia in corso Zanardelli 38. RigSafe Capital. Investire consapevolmente. Buonasera agli amici sportivi, allora parliamo di pallacanestro alla vigilia della partita con Brindisi. Il coach Magro è assolutamente chiaro e dice: siamo obbligati a vincere. Abbiamo altre due partite fondamentali, vogliamo continuare a lottare per provare a raggiungere un altro obiettivo stagionale, che è quello dei playoff, e dobbiamo farlo attraverso questa partita cruciale. Sappiamo che non tutto dipende da noi, cioè uno sguardo è anche agli altri risultati, ma siamo obbligati a vincere queste due partite. Quella di Brindisi diventa una partita fondamentale per il nostro cammino. Sono sicuro, quindi non è un appello ma è una certezza, che la nostra ultima partita in casa del girone della regular season, che sarà domenica, in quella partita avremo il sostegno del nostro pubblico che ci spingerà a fare ancora meglio, e noi vorremmo giocare una partita non solo per vincere i due, per prendere i due punti in classifica, ma per veramente come regalo, perché possa essere una giornata di festa insieme. Ci siamo allenati bene questa settimana, abbiamo fatto 4 giorni di allenamenti dove i giocatori erano estremamente motivati, estremamente concentrati, come giusto e doveroso che sia, quindi approccio questa partita estremamente fiducioso, sapendo, lo ripeto, che non avremo solo noi stessi, ma tutti i nostri tifosi e tutti quelli che ci sostengono a spingerci verso un altro passo che ci darebbe la sperata possibilità di giocare anche una post-season, quindi far sì che quella di domenica non sia l'ultima partita a Brescia della nostra stagione. Mi fermo qui con questa edizione del nostro telegiornale, vi ricordo che invece tutte le notizie non si fermano, come sempre continuano ad aggiornarsi sul nostro giornale online livebrescia.tv, eccolo qua, sul quale trovate anche la diretta del nostro canale 181, 181 delle province di Brescia, Cremona, Lodi e Sondrio, e come sempre notizie che arrivano anche sul vostro cellulare iscrivendovi ai nostri canali Telegram, Live Brescia News oppure Live Brescia Sport. Grazie per essere stati con noi, per aver scelto il nostro telegiornale, a tutti l'augurio di una buona serata, già da ora buon ponte del 1° maggio, ci vediamo domani.